Ecco come si presenta ai satelliti l'uragano Irma che sprigiona i venti più forti mai registrati da una tempesta atlantica fino a 295 km l'ora. Catalogato di categoria 5 con onde da 12 metri d'altezza, Irma si avvicina alle piccole Antille con una traiettoria che sabato potrebbe posizionarlo in Florida. Il pericolo più immediato è per le isole sopravvento settentrionali, incluse Antigua e Barbuda, dove si è già in allerta massima. In queste ore i bollettini si moltiplicano e il lavoro dei centri meteorologici è al culmine. Ci aspettiamo che Irma svolti a occidente, a nord-ovest, passando nuovamente per le isole Leeward, vicino alle isole Vergini e a Puerto Rico. Più tardi, nel corso della settimana, si sposterà nei quadranti delle Bahamas e sabato sera o domenica mattina potremo osservarlo nelle vicinanze della Florida meridionale, delle Bahamas e di Cuba. Mentre il presidente statunitense Donald Trump ha proclamato lo stato di emergenza per Florida, Puerto Rico e le isole Vergini, in queste località si corre ai ripari rinforzando gli edifici e facendo provviste di ogni genere per i disagi che la tempesta porta con sé, oltre a un rischio di distruzione che si annuncia molto elevato, tanto da essere definito, senza mezzi termini, catastrofico.